Francamente sono un po' preoccupato perché il Napoli prende ancora gol su calcio piazzato e praticamente dall'inizio della stagione il Napoli sta prendendo sempre gol o da calcio piazzato o su contropiede. Il che cosa significa? Che il Napoli non sa marcare in area di rigore sui calci piazzati e non sa fare le difese preventive. E sono preoccupato. Da una parte è un bene perché prendendo il gol nello stesso modo sai dove devi andare a lavorare. Dall'altro invece è un lato negativo perché sono forse le due situazioni di gioco più difficili da correggere, perché le difese preventive serve molto allenamento, sono situazioni che devi ripetere più e più volte in allenamento, i calci piazzati, vabbè, francamente non so bene come li puoi impostare. Anche se diciamocelo, non siamo più nell'epoca Sarri in cui il più alto era 1,60 m. Adesso abbiamo bei giocatori come Llorente, Milik, Manolas, Koulibaly, pure Di Lorenzo è bravo a saltare, Fabian. Quindi giocatori alti li abbiamo, quindi possiamo anche fare una marcatura mista che facciamo, però male perché prendiamo sempre gol su, praticamente prendiamo sempre gol su calcio piazzato, quindi. Ma vabbè, fatta questa parentesi, post partita di Napoli-Brescia, leggermente in ritardo di qualche ora, finita 2-1, gol di Mertens, gol di Manolas e gol di Balotelli per il Brescia. E una partita che finisce 2-1 e non mi ha esaltato particolarmente questa partita, anzi tutto il contrario. Una partita che si è messa in certi binari, secondo me posso sbagliare, ma a causa di Ancelotti, perché Ancelotti ha sbagliato per me il cambio, i cambi, anzi, tutte e tre, cioè uno era dovuto, poi ho scoperto che anche due erano dovuti, però comunque. L'errore per me sta nel far uscire la punta per far entrare un centrocampista. Ho rivisto i fantasmi del mio primo video che feci di Napoli-Juventus in cui Ancelotti tolse Milik dopo l'espulsione di Meret e il Napoli per 45 minuti non capì nulla. Poi la Juve si chiuse completamente e lì il Napoli iniziò a giocare per forza. Ma io penso che questo sia un Napoli che non può. Deve dipendere, dipende purtroppo, ma neanche tanto purtroppo perché è fisiologico. Dipende da una prima punta, dipende dal puntero di pesantezza. E noi ne abbiamo due: abbiamo Erik Milik e Fernando Llorente, che sono due punte di tutto rispetto. E io continuo a non capire perché ho visto che Manolas si è infortunato. Tra l'altro, sono parecchio preoccupato, non ho visto non ho visto la dinamica dell'infortunio, non so per quanto potrebbe essere un leggero fastidio oppure un qualcosa di più serio, speriamo che non sia nulla, ma soprattutto perché Maximovic immagino che sia un infortunio serio perché è uscito anche in barella. Koulibaly è espulso per un'altra partita. Tonelli sta a farsi le vacanze a Barcellona, da quello che ho capito, e non riesco ancora a capire perché Tonelli è rimasto a Napoli. Non lo so, la gestione del mercato in uscita di alcuni giocatori non mi ha lasciato un po' perplesso, mettiamola così. E rischiamo di andare già col Genk che abbiamo solo Luperto e Koulibaly. E rischiamo di andare a Torino che abbiamo solo Luperto e dobbiamo far giocare Di Lorenzo centrale e giocare con Isai. Oppure, vabbè, possiamo far giocare per esempio Malquit, ma non lo so. Devi per forza adattare qualcuno. Tra l'altro, oggi ci siamo ritrovati in una situazione che su quattro ruoli, su quattro posti nella difesa erano quattro terzini perché c'era Goulam, c'era Di Lorenzo, c'era Yusai e c'era Luperto che sì, è un centrale, però Luperto nasce terzino sinistro. Comunque, andiamo come sempre nell'analisi dei singoli. Ospina, beh, non ho molto da dire, bravo nelle uscite. Diciamo, non è stata una partita molto complicata per Ospina perché di tiri poi nello specchio ne sono arrivati ben pochi e sul gol poco poteva fare. Cioè, oddio, non lo so perché la partita non l'ho rivista perché io avendo l'abbonamento in curva B, il gol è stato fatto sotto la curva A, non ho visto benissimo la dinamica. Immagino che non poteva fare nulla. Però
E quindi comunque un 6 politico, pure un 6 e mezzo per il nostro Davide Ospina. In difesa Manolas e Maximovic molto bene. Maximovic mi sta facendo ricredere. Io dissi vendiamolo per prendere tipo Izzo, Nkoulou o Ake, questi giocatori qui. Invece Maximovic mi sta dimostrando di essere sta dimostrando di essere un gran centrale, e che in queste partite magari non di prima fascia può fare molto bene. Ha fatto una chiusura per esempio mandando il pallone in calcio d'angolo, in scivolata. Che in curva alcuni lo hanno anche criticato, ma lì se Maximovic non interviene è gol perché il pallone va in mezzo e lì poco puoi fare. Quindi molto bene Maximovic, Manolas trova anche il gol, poi difensivamente nulla da dire, anzi togliamo Manolas e prendiamo il gol su calcio d'angolo, quindi l'importanza comunque di avere un giocatore alto ed esperto sulle palle alte come Manolas. E andiamo sulle fasce dove luce e ombre, perché abbiamo la luce di Lorenzo, finalmente abbiamo un terzino destro bravo, è forte, bravo difensivamente, riesce a cavalcare su quella fascia, crossa in mezzo, si è mangiato un po' un gol, però è un terzino lì, non sai bene come fare, perché non sei comunque abituato, ma Di Lorenzo è veramente un gran giocatore, entrerà nell'orbita della nazionale, per me a Euro 2020 sarà il titolare. Perché è veramente forte ed è molto bravo in entrambe le fasi, ha molto fiato, corsa, quindi bene. Invece dall'altra parte abbiamo l'ombra, che è Fosi Ghoulam, che sempre tempo, perché viene da molti infortuni e questa è un'annata che non farà molto bene, secondo me. O almeno per questo girone d'andata vedremo un Ghoulam che giocherà poco, che giocherà male, poi dopo forse vedremo un Ghoulam che in ripresa. Ma per vedere Ghoulam ai livelli, secondo me dobbiamo aspettare l'anno prossimo. E perché ha giocato veramente male, a un certo punto è proprio scomparso dalla partita, poi lui ha comunque un ottimo sinistro, mette bei cross, ma non ne ha messo mezzo di cross buono durante tutta la partita. E poi la difesa ha finito, il centrocampo... Mi è piaciuto molto Fabian Ruiz, molto, ci ha messo molto fosforo, molte idee in questo centrocampo. Zielinski affiancato da un Allan che ho visto in ripresa. Ho visto il solito Allan, mastino infernale che va ad aggredire i giocatori del Brescia. E ho visto invece uno Zielinski che è completamente scomparso anche lui a un certo punto. Diciamo che abbiamo avuto in questa partita una catena di sinistra completamente deficitaria. Mentre la catena di sinistra del Napoli fino all'anno scorso era forse una delle migliori d'Europa. Con Sarri forse era la migliore d'Europa, ma non voglio allargarmi più di tanto, però dati alla mano, era veramente straordinaria. Ghoulam, anziché Insigne, mamma mia. E poi chi altro c'era? Ah, Caillon, vabbè, Caillon, bene, sempre un uomo imprescindibile per questa squadra, è un titolare fisso e deve essere un titolare fisso di questa squadra, perché è fondamentale sia davanti che dietro, ha fatto una diagonale a un certo punto veramente provvidenziale, cioè è stato straordinario. E in attacco Llorente non mi è piaciuto, ho visto alcuni che hanno detto Llorente buona partita, a me non è piaciuto, l'ho visto un po' in ombra. E un Dries Mertens che invece ha trovato il gol, ha giocato molto bene il primo tempo, un po' in fase calante perché era poi molto stanco e si è mangiato anche un gol che lì la devi mettere, cazzo, scusatemi, lì la devi mettere perché sei davanti al portiere e lì chiudevi la partita e non si soffriva poi perché dallo stadio si sentiva tantissimo nell'aria proprio la sofferenza di noi tifosi. Tra l'altro una piccola parentesi, avevo dietro di me un tifoso che veramente spero che non venga mai più allo stadio, che tutto il tempo, vabbè, tra bestemmie, turpiloquio e vabbè, cose che non posso ripetere, criticava qualsiasi cosa, anche un passaggio più o meno sbagliato. Questo urlava, li mandava a quel paese, bestemmiava. A un certo punto ho detto: calmati, mamma mia, ma veramente è assurdo.
Comunque, t'ho fatta questa parentesi, ma gli scemi allo stadio ci stanno sempre. E invece i subentrati, Elmas stava per trovare un gol che sarebbe caduto giù lo stadio. Purtroppo non l'ha trovato quel gol. Yusai è entrato, si è fatto ammonire, si è preso gli insulti, ma per me è una partita poi discreta, cioè è entrato e ha contenuto bene. E chi altro è entrato? Poi Luperto, beh, bene. Bene, Luperto, niente da dire. Chiudo parlando di Ancelotti. Ancelotti per me ha rischiato veramente di farci perdere questa partita o di farci pareggiare, perché ha tolto la prima punta, che era un giocatore comunque poteva, che fosse poi Llorente o Milik, non mi interessa, ma faceva salire la squadra, teneva palla. Era un riferimento centrale lì davanti, potevi buttarla in avanti con un lancio lungo e avevi il giocatore che la prendeva. Non capisco perché, se invece hai scelto di tenere un Mertens in campo per mettere Fabian Ruiz seconda punta, togliere poi, fare quei cambi molto difensivi, perché ok, ti si sono fatti male i due centrali e fai entrare due centrali e fino a qui ci siamo, sono d'accordissimo, però se sei in questa situazione non fai entrare un centrocampista per un attaccante, fai entrare un centrocampista per un centrocampista, perché Zielinski era scomparso completamente, quindi Elmas doveva entrare al posto di Zielinski e spostare magari Fabian sull'esterno e Elmas appunto in coppia con Allan in mediana, oppure lasciavi il centrocampo così e toglievi uno tra Mertens e Llorente per far entrare Milik. Io sinceramente avevo visto un Mertens stanco, considerato che tra 3 giorni andiamo in Belgio contro il Genk, che è una partita da vincere assolutamente, ma da vincere proprio, da non mettere in discussione in nessun secondo della partita. C'è una partita che il Napoli deve dominare e deve vincere. Nel primo tempo la pratica deve essere già chiusa contro il Genk, e quindi avrei tolto Mertens, perché col Genk giocherà, e non puoi non far giocare Mertens, che la butta dentro praticamente in ogni partita, e avrei fatto entrare Milik, così avevi due punte alte che ti facevano salire la squadra, potevi fare il cross in mezzo, vabbè, ho già detto. E comunque il Napoli deve per forza giocare con almeno una punta alta, quindi o Llorente o Milik. Io sapete che farei giocare sia Llorente che Milik in molte partite, perché Milik può fare la seconda punta, ma comunque, come dice anche un mio amico che viene con me allo stadio, il Napoli comunque deve giocare con una punta alta e una punta bassa. Il problema per me, per come la vedo io, è che abbiamo una sola punta bassa, perché Lozano è un esterno, Insigne è un esterno, Younes, vabbè, è un esterno ma non veniva proprio considerato secondo me come seconda punta. Fabian, per carità, non me lo mettete seconda punta. Fabian è una mezzala, massimo mediano, ma basta. E niente, quindi il Napoli. Abbiamo Gaetano più o meno, ma Ancelotti non lo vede. Lo potevamo mandare in prestito, ma invece no. Ancelotti non vede Gaetano, perché se non lo metti sul 4-0, 4-1 con Lecce, se non lo metti sul 2-0 col Brescia, poi vedi che la partita si è messa così e vabbè. Però comunque Gaetano veramente non sta mai trovando il campo, non lo vede mai. E che l'abbiamo tenuto a fare? Quando invece è un giocatore di qualità. E vi dirò di più, chiudo così: il Napoli non può fare il 4-2-3-1 perché non ha il trequartista, e non può fare il 4-3-3 perché non ha il regista. Io vi dico che abbiamo sia il trequartista sia il regista, e questo è Gianluca Gaetano, perché è un trequartista naturale, ma può fare anche il regista, perché Ancelotti lo sta inventando playmaker. Io l'ho visto nel precampionato, l'ho seguito con attenzione, e può farlo. Può farlo il playmaker, può fare il vertice basso di un centrocampo a 3. Quindi io penso che il Napoli debba puntare su Gaetano. Forza Napoli sempre.